altro passo sulla strada per lo scudetto 2018-2019. Questa è gara 2 tra Ital Service Pesaro e Real Rieti. Un saluto di buona serata dal Palapizza di Pesaro, con Pesaro che batte il pallone di partenza. Canalla, palla innocua qui per la difesa di Rieti, tutto sotto controllo per Jefferson, che può permettere a Giuseppe Micoli di rimettere il pallone in gioco. Ha giocato un buon match. Espulso Micoli, subito colpo di scena dopo un minuto di partita. Espulso il portiere di Rieti, Salas sinistro, deviazione Canal, ancora Salas, da lì ci può provare e realizza il gol dell'1-0. Javier Adolfo Salas, El Cholito, porta in vantaggio Pesaro 1-0. Nel cuore dell'area di rigore, aspettato, ha guardato, esterno destro per Salas, diagonale, e ha colpito Putano, che comunque freddo da un riscaldamento non idoneo alla partita, è rimasto senza poter effettuare la parata. Onorio, palla per Taborda, deviazione, gol! Il raddoppio di Pesaro con Pablo Taborda a 14-15, Pesaro 2, Rieti 0. Bravo qui Onorio a saltare il passaggio di Jefferson e poi l'inserimento di Taborda, sempre preciso, sempre attento, generosissimo il giocatore argentino, presentarsi davanti a Putano. Diego Mancuso, uno che oltre che in Brasile c'è in patria, ha giocato anche in Portogallo, in Cina, in Kuwait, adesso in Italia. Intanto Umberto Onorio e la deviazione proprio vicino al palo, proprio di Mancuso. Sia Jeff probabilmente o chi stava marcando Mancuso e Putano quel palo lo dovevano proteggere meglio. Taborda, Canal, porta vuota! Canal 4-0, e questo è un 1-2 che può fare molto male a Rieti e può fare tanto bene a Pesaro. Giocatore meraviglioso, sempre disponibile, fa tutte e due le fasi ad altissima intensità e quando serve, come in questo caso, sa essere anche cinico a fare gol. Qui va a spegnersi il primo tempo, arriva la sirena che manda le squadre al riposo. Mismatch nella parte difensiva da parte del service tra Jeff e Salas. Intanto il gol di Kakà dall'altra parte, rientra o vuole provare a rientrare in partita Rieti con il gol di Kakà. Qui si è fatto prendere alle spalle probabilmente Canal, il passaggio di Suocinio verso Kakà. Ecco qua la trasmissione, tagliato fuori il difensore dell'Ital Service. Ancora qui il gol di Cimanghigno, la palla gli sbatte quasi addosso e trova comunque il gol del 4-2. Adesso portiere di movimento da parte di Fulvio Colini, ce l'aveva preparato in panchina da diversi minuti, adesso è il momento di metterlo. Qui Cimanghigno scommette anche lui sul secondo palo, ci va, mette la gamba e batte 4-2. Josinho, Cimanghigno fermato, Taborda, la porta è vuota! E Pablo Taborda segna il gol del 5-2, mentre è stato espulso Josinho. Nello slancio, secondo il direttore di gara, è andata a spingere Taborda buttandolo fuori dal campo. Adesso è un bel guaio, perché oltre al gol preso il Real Rieti dovrà stare due minuti nel foglio da numerica. Ma adesso davvero la montagna rischia di essere molto alta da scalare per Rieti, con di nuovo tre gol da recuperare con l'uomo in meno per due minuti. 5-2 a poco meno 5 minuti dalla fine, 4-55 dal termine, e 3 di vantaggio, uomo in più. Taborda, Marcelinho e poi Salas, il gol del 6-2. La partita prende decisamente la strada della squadra di casa, Pesaro avanti di 4. 4 gol da recuperare sono veramente tanti, peccato per il Real Rieti perché si era fatta sotto in maniera molto pericolosa, e per una doppia ingenuità, quella di perdere il pallone e subire la rete e quella successiva di Josinho, ha compromesso una gara, che un secondo tempo che stava disputando molto bene. Questo è il momento in cui Rieti deve fare gol, andare a meno 3 e poi davvero giocare il tutto per tutto negli ultimi 3 minuti di partita, che intanto sono già cominciati, perché siamo a 2.56. Sbaglia Jeff, porta vuota, Mancuso!
Mancuso, direi che la chiude Pesaro, vince Ital Service Pesaro. Per l'Italia.